una regione, Sicilia, che sta facendo il suo lavoro per promuovere lo sviluppo del territorio e oggi lo sta facendo a Mazara del Vallo, in piena sinergia con l'amministrazione comunale. Il Presidente ha a cuore questa comunità e insieme a noi metterà in campo i progetti prima e le risorse dopo per risolvere questioni ataviche come la riattivazione del nostro porto peschereccio fermo da 20 anni, come il dragaggio del fiume Mazzaro che attendiamo da 10 anni. Non ho più nulla da chiedere se la Regione Sicilia, il Presidente Musumeci, l'assessore Scilla, che mai come nessuno ha a cuore la risoluzione di questi problemi, e l'assessore alle infrastrutture Falcone riusciranno a realizzare queste opere insieme a noi. Una per una, pian piano, faremo tutto. Al di là del cerimoniale e al di là della forma, la sostanza ci porta a condividere con l'amministrazione comunale alcuni obiettivi prioritari, non solo il completamento del dragaggio del porto, che si trascina dietro un contenzioso di anni, ma la volontà di operare il dragaggio anche sul fiume Mazzaro e di lavorare perché possa non essere più inquinato e inquinante. Questo è un lavoro che impegna diversi assessorati. Oggi, da commissario per la struttura contro il dissesto idrogeologico, con il direttore Maurizio Croce e con l'amministrazione comunale, terremo un incontro proprio per verificare gli interventi tecnici, il progetto, i tempi necessari, le risorse essenziali. L'impegno è quello di procedere dopo anni e anni di vane speranze, mi riferisco alle gestioni non certo mie. Quindi Mazara ha bisogno di consolidare la sua infrastruttura portuale, ma anche di procedere ad una bonifica ambientale che deve ridare dignità al suo mare, alle sue acque interne, al suo porto. Il progetto del dragaggio. Oggi il governo Musumeci, alla presenza del parlamentare, ha preso l'impegno che nel momento in cui l'amministrazione comunale presenterà un progetto che non è stato mai presentato a scanso di equivoci, non sono i comunicati che fanno la politica, dovrò fare i fatti. E aggiungo anche che al di là del dragaggio abbiamo preso l'impegno che manterremo, che questa banchina, vedete, è corta rispetto alla nave, giusto? Nonostante questa è quella più piccola di 80 metri rispetto a Lampedusa, abbiamo preso l'impegno che l'amministrazione regionale finanzierà il progetto per sistemare la banchina Mogarta con 15 milioni di euro, perché crediamo che partendo da queste cose realmente si può creare, lo ripeto, un vero futuro.